Come funziona la scelta delle vittime nel sacrificio? È piuttosto interessante, perché il principio fondamentale, come vi ho detto, è quello di gestire l'aggressività, la violenza, il malcontento, la crisi, la paura, che necessariamente attanagliano una comunità umana, perché ricordatevi che vivere insieme significa limitare le proprie libertà. Limitare le proprie libertà significa limitare i propri impulsi, le proprie pulsionalità e i propri istinti, che per una creatura come l'essere umano, che non ha una dimensione istintuale di controllo delle pulsioni regolata come per gli animali, ma assolutamente artificiale e fondata su tutta una serie di strutture esterne. Del resto, voglio dire, noi abbiamo il diritto per regolare i conflitti, abbiamo i tabù per regolare la sessualità, abbiamo la morale, abbiamo la religione, cosa che gli animali non conoscono. E tutte queste strutture servono essenzialmente a permettere che la convivenza possa esistere all'interno di schemi di regolazione reciproca di questi impulsi, cioè che non si arrivi a uno schema di conflittualità reciproca autodistruttiva. Okay? Ora, se l'obiettivo del sacrificio è questo, polarizzare tutta questa forza di implosione interna dentro alla comunità, quella che Nietzsche chiama il risentimento praticamente, cioè possiamo anche riferirci a lui, bisogna che la vittima destinataria di tutto questo abbia determinate caratteristiche, cioè quali? Che possa ricevere la violenza innanzitutto da tutti, perché nei rituali fondativi delle comunità è importante la condivisione. Sono uguali coloro che partecipano agli stessi riti. Le comunità arcaiche si riconoscono in questo. Io sono come te perché tu partecipi insieme a me al medesimo rito e quindi in seconda battuta partecipi insieme a me alla medesima visione e costruzione del mondo che ci circonda. L'altro obiettivo è quello che questa violenza, una volta scatenata, si fermi lì. Cioè non si replica. Perché tenete presente che le comunità arcaiche hanno un piccolissimo problema, quello di non avere istituzioni in grado di frenare la violenza reciproca una volta che si sia istituita. Non c'è la polizia, non c'è il sistema giudiziario, non ci sono tutta una serie di principi punitivi successivi. Arginare quella che è il pericolo più grosso, la faida, la vendetta. Quindi ci vuole una vittima che sia in grado di ricevere la violenza col beneplacito di tutti, su cui tutti possano scatenare la propria parte, diciamo così, non socialmente accettabile, e su cui tutti possano addossare la colpa di un'eventuale crisi, una peste, i campi che non ci sono più, qualcosa di strano che è accaduto, mortalità al di fuori del normale, e così. E come si scelgono queste vittime sacrificate? Secondo alcuni stereotipi. Girard dice: la vittima sacrificale classica deve vivere con noi, ma essere al tempo stesso non proprio come noi. Lui ne fa una questione fisica, proprio quasi di gestione dell'energia fisica. Dice: se la vittima vivesse con noi e fosse come noi, sarebbe un conduttore eccessivo della violenza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io, durante una crisi o durante chissà quale rivolgimento del mio gruppo, vedo che qualcuno incolpa mio fratello di questa situazione per qualsiasi motivo, e se vedo che il gruppo deciderà di punire lui per quello che sta accadendo, che non si riesce a fronteggiare, è chiaro che in primo luogo io non parteciperò all'uccisione di mio fratello. In secondo luogo, se gli altri decideranno di continuare a partecipare all'uccisione di mio fratello, io mi vendicherò, e insieme a me tutti gli altri parenti e tutti coloro che hanno un legame affettivo con questa persona. Quindi avremo il risultato opposto rispetto a quello che vogliamo raggiungere. Se il risultato che vogliamo raggiungere è direzionare la violenza in un unico punto, socialmente accettabile, uccidere il male una volta per tutte e liberarcene, se la vittima è troppo interna è un conduttore eccessivo, perché la violenza non si fermerebbe lì, ma si replicherebbe in una dimensione di reciprocità, un po' quello che accade nella tragedia greca. D'altro canto, se la vittima fosse esterna, cioè qualcuno che non ha niente a che fare con la nostra comunità, si farebbe fatica a trovare un punto di contatto tra quello che ci fa paura, tra la crisi che stiamo vivendo, tra ciò che ci spaventa e la sua colpa. Se è in un altro villaggio, se è in un'altra tribù, se è da un'altra parte, non ha a che fare con noi. E poi oltretutto la dimensione del nemico è una dimensione di tutt'altro genere, che ha a che fare con tutt'altro tipo di relazione.
Quindi se da un lato, nel caso del membro completamente interno, c'è un trasporto eccessivo della violenza, dall'altro lato non c'è proprio trasporto, cioè non riesco a incolparlo, faccio fatica a incolparlo. Quindi interna ed esterna al tempo stesso, qualcuno che vive con noi ma che non è come noi completamente. E Girard fa tutto l'elenco di vittime sacrificali stereotipate. Lo schiavo, perché vive con noi ma non è una persona, è merce. I portatori di difformità fisica, perché comunque c'è la credenza molto spesso che la loro difformità fisica esteriore sia il riflesso di una difformità interiore e quindi di una sorta di stortura endemica, proprio tipica del loro essere. I prigionieri di guerra, che molto spesso, badate bene, vengono fatti sposare nella comunità, vengono mantenuti dalla comunità, poi in un momento di crisi gli si toglie il cibo, gli si toglie tutto, questi poveretti sono costretti a rubare per poter sopravvivere, nel momento in cui rubano praticamente manifestano la loro intrinseca natura criminogena e vengono eliminati. Un po' come il farmaco greco, no? Che raccoglieva girando per la città tutto il male della città durante la crisi e poi veniva o picchiato o sacrificato o quello che volete. Poi abbiamo i bambini. I bambini che sono una categoria sulla quale sarebbe il caso di riflettere parecchio. Il bambino è considerato un uomo non riuscito ancora, una dimensione inferiore, una dimensione costruttiva, pensate tutta la filosofia di Platone per costruire l'idea del cittadino perfetto è fondata sulla pedagogia di costruzione del bambino. Il bambino è un violatore di confini prima di essere un iniziato. In alcune tribù addirittura vive al di fuori della comunità degli adulti e impara a diventare adulto andando in caccia assieme agli altri, cioè imparando a uccidere insieme agli altri per un fine comune, cioè imparando a usare la violenza per un fine collettivo. Altrimenti il bambino può essere una vittima sacrificata, perché è rappresentato come appartenente a un mondo che è ancora di qua e di là tra la civilizzazione e il non essere civilizzato. Vi faccio un esempio, noi non siamo tanto al di fuori da questo schema, eh? Se pensate che per funzionare le nostre dinamiche, per esempio dei film o dei racconti del terrore, necessitano di un minore, mettete al posto del bambino di Shining un adolescente di 18 anni, non funziona allo stesso modo. È uno stereotipo che rappresenta anche un archetipo, quest'idea del bambino come essere ancora al di fuori delle regole conosciute, che è un po' quello che viene fuori anche dal complesso di Oedipo freudiano, anche se lui cerca poi di sistemarlo in un'ottica più di tranquillizzazione generale. Ma il bambino rappresenta un potenziale deviante. E alla fine ce ne sono anche le donne, che rientrano in questo schema vittimario. Ha un patto però, che siano donne non sposate. Perché? La dimensione dell'identità sociale, della protezione sociale, viene data o dal marito o da un padre di un certo genere, di un certo tipo. Quindi paradossalmente in questo caso la donna non tutelata dall'ambito maschile è aperta a diventare vittima sacrificata. O perlomeno la donna che improvvisamente perde questo stato di protezione è aperta alla dimensione sacrificale, che significa essere aperti alla dimensione della persecuzione. Attenzione, perché non è necessariamente il rito in sé che ci interessa in questo caso, ma è proprio la dimensione della trasferibilità della violenza attraverso uno schema socialmente condiviso. E qui abbiamo un'aporia che è presente nella teoria sacrificale di Girard. Cioè Girard tiene conto del sacrificio unicamente ponendo le vittime sacrificali come portatrici di una colpa, come portatrici del male. E all'interno di questo schema, per esempio, possono rientrare le streghe, di cui magari parleremo dopo. E possono rientrare tutta un'altra serie di categorie che magari non sono sacrificali in sé, ma in molte culture vediamo presenti. Il tema del tabù delle vedove, per esempio, tutto l'induismo, purtroppo... Vista l'età in cui si contraggono matrimoni e visto l'alta età dei mariti che vengono date a queste ragazzine, parliamo di donne molto giovani che improvvisamente diventano intoccabili per tutta la loro vita.
diventano impure e al di fuori di qualsiasi schema. Quindi è un problema piuttosto grande. È un problema che però pone un'immagine della donna costruita in che modo? Come proprietà che ha un senso all'interno della struttura sociale solo se è chiusa all'interno di una narrazione di tipo maschile, cioè ha un cappello di protezione da parte di un padre o da parte di un marito. Tant'è che queste donne, quando vengono ripudiate, sono aperte a qualsiasi tipo di violenza. Anzi, in molti casi sono i loro stessi familiari che uccidono, penso a tutta la tradizione induista, anche di nuovo a questo livello. C'è un altro elemento però. Il sacrificio non si limita solo a questo aspetto della colpa. Cioè non ci sono solo sacrifici con buona pace di Girard, che pensava di aver descritto tutto, ma non è così. Non ci sono solo sacrifici in cui la colpa è l'elemento fondante, ma ci sono anche sacrifici in cui si dona qualcosa. E si dona qualcosa perché lo si ritiene un oggetto prezioso. Vediamo che nello schema girardiano il problema è risolvere la conflittualità interna, risolvere la paura interna. C'è una crisi, si muore, i campi non danno frutti, non stiamo bene, siamo in lotta tra di noi, individuiamo dov'è il male, secondo questo schema, uccidiamo tutti insieme e liberiamoci dal male. Ma questo è solo un aspetto del sacrificio. C'è un altro aspetto del sacrificio che è completamente opposto, che è quello, per esempio, che ha come rapporto fondamentale quello col Dio o con la divinità, che è quello del debito. La comunità è in debito con Dio, ogni singolo uomo è in debito con Dio, quindi a Dio va dato un sacrificio compensativo affinché lui ci lasci la vita per il tempo necessario. Prima o poi questo debito verrà pagato completamente. Però c'è un percorso di mezzo in cui l'uomo può saldare a rate parte di questo debito e arrivare fino alla fine della vita. L'induismo è costruito tutto su questo schema. Per gli indiani tutto è sacrificio, nel senso che tutto è parte di una continua donazione di una parte del debito endemico alla divinità. E in questo schema vediamo che la donna assume un aspetto completamente differente rispetto a quello precedente. Prima ve l'ho detto, avevamo l'elemento della colpa e avevamo l'elemento del malefico. In questo caso invece abbiamo l'elemento della positività, l'elemento della preziosità. In molti miti si parla del dono delle vergini, del dono delle fanciulle più preziose della comunità, del dono di un bene che è considerato qualcosa di cui altrimenti la comunità non si priverebbe. E se ne priva perché c'è un Dio che le rivendica, o c'è un mostro che le rivendica. Perché ci può anche essere un mostro, penso per esempio al Minotauro, che necessita di questa cosa, altrimenti la questione sarebbe molto più pericolosa per tutta la comunità. Ma è un archetipo che attraversa tante strutture, arriva fino, per esempio, viene in mente anche film più vicini a noi come King Kong, in cui comunque è la donna bionda e bianca che diventa la preda migliore per il mostro cattivo che altrimenti ucciderebbe tutto quanto il villaggio se non avesse la sua vittima sacrificata. Quindi abbiamo due elementi, da un lato il male, dall'altro il bene. Solo che la questione fondamentale è che in tutti e due i casi abbiamo a che fare con una concezione della donna che è di tipo oggettuale. Non si scappa. È sempre una dimensione di tipo proprietario. Non è una dimensione di autonomia in nessuno dei due ambiti. In nessuno dei due ambiti c'è uno spazio di libertà o uno spazio di autonomia individuale che permetta alla donna di essere considerata parte integrante per la sua essenza delle dinamiche culturali, delle dinamiche delle relazioni tra uomo e donna.